Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Finalmente, dopo tanto attesa, che comincia con i fatti e non più le chiacchiere, caro Antonio. E quindi per la nostra rubrica del Candido, del sabato mattina, abbiamo finalmente un po' di analisi di fatti accaduti. Prima giornata ieri di test in Bahrain, prima sessione collettiva, quindi cominciamo a cercare di fare qualche valutazione, anche se c'è stato un polverone, è proprio il caso di dirlo, con tantissima sabbia portata dal vento in pista, e quindi le valutazioni tecniche sono un po' difficili. Ciao Antonio, con noi c'è il nostro Candido Antonio Ghini. Ciao a te, ma hai tirato una bella frecciata, dice basta con le chiacchiere, quindi io esco di scena a questo punto, perché più chiacchiera di me. No, assolutamente no, le nostre sono considerazioni, non sono chiacchiere. Meno male, se no rimango, mi intristisco. Hai potuto vedere i commenti della scorsa puntata, che erano piuttosto interessanti. Me li guarderò volentieri. Tutti gli amici che ci stanno seguendo e che con piacere commentano quelli che sono un po' gli argomenti che noi cerchiamo di proporre. Ma sento anch'io dei commenti. Ogni tanto qualcuno che mi dice: ah, ma che meraviglia, mi piace, perché fate dei discorsi diversi. Allora va bene, cercheremo. Adesso sulle prove di ieri, perché quelle di oggi è un po' presto, anche se evidentemente la voglia di Perez ce l'abbiamo, ma insomma, e non solo sua. Però sulle prove di ieri ci sono delle cose quantomeno intriganti. Ecco, cosa ti ha colpito? Cos'è che è intrigante? Ma qui dobbiamo vedere se dobbiamo stare dalla parte delle chiacchiere o dalla parte della pista. Ovviamente io comincerei con le chiacchiere. Certo. Con le chiacchiere. Cioè io, siccome tutti hanno visto tutto, sentono i commenti, eccetera, eccetera, mettersi qui a parlare di cosa è successo ieri è... si rischia di dare delle ripetizioni, per cui ho guardato le automobili dal punto di vista di come si presentano in pista, di come sono sulla linea di partenza, da come si vedono in televisione. E c'è un concetto che viene dalla psicologia, che riguarda gli oggetti, ma che riguarda anche la nostra percezione visiva, che è la gestalt, cioè la forma di ciò che noi vediamo. Cioè, vedendo un'automobile, noi ne percepiamo la forma. Se questa forma al suo interno è disordinata, perdiamo la percezione globale dell'automobile, cioè il messaggio che l'automobile dà è un messaggio dissonante rispetto all'aspettativa che la sua forma potrebbe promettere. Andiamo all'estremo del rigore della gestalt. Se prendiamo l'Aston Martin, loro hanno fatto, a mio avviso, quasi troppo. È così verde che fa quasi perdere un po' la percezione della fisicità dell'automobile. Però Aston Martin in questo modo vuole portare lo spirito British di nuovo nelle vetture sportive e quindi ha un obiettivo chiaro e porta un messaggio che è altrettanto chiaro. Passando all'estremo opposto, un lavoro molto bello in termini di gestalt, ma un lavoro creativo, è quello che ha fatto Williams. La Williams ha fatto una meravigliosa decorazione dell'automobile che non è dissonante rispetto alla forma, ma che le dà carattere. Cioè, vedendo la Williams, tu vedi la sua globalità in termini percettivi, cromatici e anche emotivi. La stessa Haas ha inserito molto bene i famosi, tanto commentati, colori russi, mantenendo questo forte, la firma Haas sulla fiancata, che è una costante, per cui nella percezione di una forma, se tu hai un punto di riferimento chiaro, quello non disturba, anzi ti rassicura, perché sai cosa stai guardando e puoi percepire il resto. Poi invece, chi c'è d'altro? Ecco, magnifico per esempio il lavoro che ha fatto l'Alpine. L'Alpine riporta la francesità in pista, questo blu metallizzato molto bello, con la coda che è tagliata e che dà un messaggio. Cioè tu dici, noi siamo francesi, ma abbiamo un po' d'Inghilterra dentro, ma comunque i colori della Francia sono bianchi, rossi e blu. Quindi
vedi un'automobile che ti dà un messaggio sia di nazionalità che di unicità, la vedi nel suo insieme. Tu mi dirai dove vuoi parare. Stavo proprio per farti la domanda, per capire dove stavi andando a colpire. Anche perché sei andato a cercare un termine tedesco, giusto per usare quei termini difficili che noi usiamo nella tecnica. Esatto, tu ne usi 10.000, io ne uso uno, lascialo usare, adesso non criticarmi subito. Questo è il Kama Sutra stilistico. Beh, il Kama Sutra ha delle implicazioni più profonde, diciamo così. Ecco, un altro caso molto, ma è interessante quello che stiamo dicendo, perché in realtà questa cosa vale per le Formula 1, ma vale per tutto nella vita, anche quando uno si arreda la casa, piuttosto che decide come vestirsi, deve pensare all'insieme, non deve pensare a ogni pezzo. Dico, metto questa cravatta che è bella, questa giacca che è bella, questi pantaloni che sono belli, ma se non stanno insieme, l'insieme è brutto. E attenzione, perché quando e questo è utile al discorso che stiamo facendo, quando un insieme non combina, quindi non si ha la percezione della gestalt, si tende a rifiutarlo, cioè la cosa che ti infastidisce o che ti obbliga a pensare oltre quello che è la percezione immediata, perché la vista, noi siamo, non ce ne rendiamo conto, ma in realtà noi vediamo molto meno di quello che vediamo, perché l'abitudine, la conoscenza del mondo che abbiamo attorno ci permette, attraverso un certo numero importante di segnali, di comporre ancora meglio ciò che vediamo. Cioè ciò che vediamo è un insieme di elementi oggettivi e elementi che noi ricostruiamo per conoscenza. Per cui ciò che non riconosciamo esce dalla nostra. Cosa possiamo, allora, ecco, un altro caso. Una cosa sacrosanta, e mi fa venire in mente i discorsi del nostro Giorgio Piola, lo specialista di tecnica, perché Giorgio ha l'abitudine di andare a vedere le macchine con degli angoli che sono fissi, e qui si riferisce perfettamente a quello che stavi raccontando, perché lui ha la visione della macchina vecchia memorizzata nella testa e identifica immediatamente quella che è la novità, perché si mette in certe posizioni, chiamiamole standard, con le quali guarda le macchine e quindi riproduce esattamente nella sua memoria il richiamo mentale di quello che è la precedente versione di una macchina. E lui ha un'abilità di visualizzare immediatamente le novità che è veramente impressionante. Quello che dici è molto importante e è un grande merito di Giorgio. È un talento, cioè ci sono persone che hanno questa dote e altre no. Però devo dire, il rigore, la qualità del lavoro che fa Giorgio Piola da anni, io ricordo i suoi magnifici libri della stagione con tutte le automobili, tante volte tra l'altro, anche quando ero alla Ferrari, facevo il Ferrari Magazine, gli chiedevo di darmi delle immagini da pubblicare. Ecco, lui ha un approccio pragmatico, cioè in questo modo riesce a distinguere, se tu guardi una cosa che sei abituato a vederla e la guardi sempre per tutte, e ti cambia una piccolezza, ti viene fuori, perché esattamente quello, dallo Antonio, schema mentale che tu hai. L'esempio, devo dire, più interessante di un lavoro che potrebbe sembrare pasticciato, ma nella coerenza è diventato forte, per me è quello della Red Bull, che ha scelto questo colore blu scuro, questo colore intenso, e poi porta il suo brand forte e grande, valorizzando il colore arancione che adesso ha messo anche sul naso, e quindi anche la Red Bull, che pure fa diventare la sua automobile un billboard, un poster, perché è in realtà un messaggio giustamente pubblicitario, però riesce a mantenere un'eleganza che va nel senso giusto. Passando ad altri casi, per esempio la Mercedes, per me quest'anno ha fatto un passo indietro. Lo scorso anno l'automobile nera con le stelle che la avvolgevano aveva questa unicità di messaggio, perché qualunque parte tu vedessi avevi questa texture che dava il messaggio di marca.
quest'anno hanno un po' confuso le cose, perché hanno fatto questa coda un po' strana con delle scritte che non si riescono a leggere, che riguardano questa volontà di andare verso AMG, eccetera. Per me Mercedes ha fatto un passo indietro. Io credo che le prestazioni di ieri di Hamilton stupidaggine che potevo evitare, però ieri è stato impressionante vedere un Hamilton così annaspante e così affannato a cercare di far andare l'automobile dove voleva lui, e l'automobile andava dove voleva lei, andava sempre dove voleva lei. E questa è la cosa. Quindi per me Mercedes ha fatto un passo indietro. Chi altri sta lavorando bene? Credo, per esempio, Alfa Romeo ha fatto, dal punto di vista cromatico e della percezione, ha fatto un bel lavoro. Personalmente l'avrei voluta un po' più rossa, perché ha degli angoli in cui il rosso tende a dominare, ma degli altri in cui è quasi solo bianca. E questo è un altro aspetto da considerare, cioè un oggetto tridimensionale, un volume, che per giunta vedi in dinamico, quindi da tante angolazioni, dovrebbe riuscire a essere ricordato comunque anche da angolazioni diverse. Invece l'Alfa, che pure è dal punto di vista del design cromatico perfetta, è però disturbata da questa bivalenza di percezione. Poi cosa abbiamo? L'AS l'abbiamo citata. Ecco, la McLaren, per esempio. La McLaren invece lì per me ha sbagliato, cioè nel senso, l'arancione è il suo colore, ha introdotto l'azzurro per ragioni commerciali, ma questo azzurro non è stato introdotto, a mio avviso, in maniera omogenea e tale da essere combinato all'arancione. Sono due cose, una appiccicata all'altra, e questo è un po' disturbante, cioè lo si sente che c'è questi due piani di percezione, anche perché i colori hanno poi dei piani diversi di lettura, per cui il blu ti viene più avanti, l'arancione va più indietro, e ti si distaccano e divide un po', non dà il senso della forma dell'automobile nelle sue tre dimensioni, cioè nel suo corpo. Alfa Tauri, come Red Bull, fa un bel lavoro di grafica, di marchio, e loro vanno con questo messaggio, sono lì per quello. E quindi queste le abbiamo citate tutte. Cosa ci resta fuori? Mi viene da dire la Ferrari. Allora, io devo dire, la Ferrari, conoscendo la qualità del loro chief designer, che è Flavio Manzoni, avrebbero dovuto chiedere a Manzoni come mettiamo insieme tutti questi elementi e come li uniamo in modo che siano armonici. E questo evidentemente non è stato fatto, perché gli elementi che sono sulla Ferrari sono tutti giusti, nel senso, hanno romanticamente pensato di usare i numeri come si facevano dipinti una volta, però lo hanno fatto senza ricordarsi, e qui è un fatto, cioè non avendo dei vecchioni come me non potevano ricordarsi, che quei numeri dipinti erano per le automobili sport. Tu andavi a fare le mille miglia o la Bologna Raticosa, eccetera, arrivai con la tua macchina, qualunque essa sia, c'era un pittore, che di solito era bravissimo, che dice: che numero è lei? 722. Bene, fum, 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 ti dipingeva il numero su. Questi numeri, come dipinti, che sono sulla Ferrari, sulle monoposto non sono mai stati fatti, perché le monoposto avevano per tendenzialmente sempre lo stesso numero nella stagione, per cui nascevano già sull'automobile, quindi già sono una citazione di qualcosa che dal punto di vista storico stona, nel senso che sono numeri usati per altri tipi di gare. Però non aveva negli anni 60 e andare indietro, non avevano i numeri fissi, cambiavano fissi, da Gran Premio a Gran Premio. Non erano fissi, ma dipende, insomma, ce n'erano. Io adesso ho proprio fatto sui miei social, sul mio tcct.com, la storia di Enzo Ferrari, che è una storia bellissima, che io consiglio di andare a vedere, nel senso che uno capisce, perché Enzo Ferrari, da quando ha cominciato a correre, quindi
giovanissimo, ventenne praticamente, al giorno in cui Ascari ha vinto il primo campionato del mondo, 1952. E perché dal 52-53 in poi il mito della Ferrari era già costruito, ma la cosa che sorprende è capire quanto quest'uomo geniale in tutto era riuscito a essere pilota che però non voleva morire, quindi, perché era uno che andava forte, sì. Guardando le corse che ha fatto, lui andava molto forte, ma non si è mai... a parte una volta, ma un incidente comunque non grave, non ha mai avuto incidenti. Poi ha intuito, e questa è stata un'intuizione straordinaria, l'opportunità di avere nelle corse un business, vale a dire, io faccio la scuderia, allora i piloti, ma un po' anche adesso, guarda, basta vedere Stroll e Mazepin, sono, e non solo loro, sono spesso finanziati dalla famiglia. I piloti di allora, nella maggior parte, erano facoltosi e avevano bisogno di qualcuno che organizzasse loro le corse. Ferrari di fatto ha inventato la scuderia, ma l'ha inventata in una maniera così intelligente che ha detto: mi prendo i piloti, prendiamo il Conte Trozzi, che era diventato, se non fosse povero morto di un tumore, che sarebbe avrebbe potuto diventare un campione vero nel dopoguerra, e altri ricchi che hanno finanziato la scuderia, ma lui non si è accontentato di avere il denaro, è riuscito a partire con la scuderia avendo l'accordo della Shell, l'accordo della Pirelli, l'accordo della Magneti Marelli, quindi ha intuito che i brand potevano, in una struttura organizzativa tale era, avere un ruolo. Per giunta, essendo stato pilota Alfa Romeo, avendo l'Alfa Romeo tutto un andirivieni, andiamo da qua ufficialmente, no, corriamo non ufficialmente, qui vinciamo, andiamo noi, che non vinciamo, vanno loro, aveva l'appoggio alle automobili Alfa Romeo, che comprava, attenzione, le comprava, poi a un certo punto le ha avute, ma c'è stato tutto il primo periodo del comprare. E poi è riuscito abilmente, chiudo questa parentesi rapidamente, è riuscito abilmente, quando c'è stata la crisi tra lui, Enzo Ferrari, ormai famoso, aveva portato le Alfa in America a vincere la Coppa Vanderbilt, Nuvolari aveva fatto la famosa vittoria al Nürburgring, battendo gli squadroni tedeschi e lasciando l'aneddoto, che io lo dico per quello che ho potuto leggere in più luoghi, dove Nuvolari avrebbe detto il sabato: avete la bandiera italiana per il podio, tedeschi lo avevano guardato, cosa vuole sto cretino, avevano tra Auto Union e Mercedes una squadra che aveva vinto. Ecco, dopo questo lui, andando l'Alfa Romeo, aveva comprato la scuderia nel 38, lui aveva approfittato di questo per costruire a Modena le Alfa Romeo, perché la 558, la prima macchina campione del mondo, che aveva cambiato solo il numero, 158 a 159, è quella con la quale prima Farina e poi Fangio hanno vinto i mondiali nel 50 e nel 51, ma si è fatto l'esperienza del costruttore e soprattutto ha conosciuto gli ingegneri e coloro, tra cui per esempio l'ingegner Colombo, che poi dopo ha potuto recuperare quando, in un dissidio profondo che a mio avviso lui aveva anche provocato, è stato liquidato lautamente dall'Alfa Romeo, ha detto: ma darò via, gli diamo i soldi, e lui con questi soldi non solo ha fatto l'Auto 115, che corse una sola volta nell'anteguerra alle mille miglia del 40, quando la guerra era già praticamente scoppiata, tra l'altro con Ascari, oltre che con un pilota cliente modenese, modenese, certo, come si chiamava adesso, non me lo ricordo, e nel dopoguerra lui nel 47 fa la prima automobile. Nel 1952 lui era già un mito mondiale, grazie a Chinetti che gli aveva vinto la 24 ore di Le Mans, grazie al fatto che aveva aperto il mercato americano. Ecco, questo uomo aveva intuito, ed è giusto che la Ferrari lo voglia ricordare, però bisogna riuscire a ricordarlo secondo quelli che sono gli elementi che lo hanno creato.
Allora, il discorso dei numeri, per esempio, è vero, però io guardando, c'erano dei numeri che si ripetevano. Comunque, i numeri delle monoposto erano più ordinati, non erano i numeri fatti con la BH, erano fatti, ecco. Quindi, diciamo, bella l'idea dei numeri di una volta, però forse, vedendo la gestalt della Ferrari, i numeri, boh, vengono fuori violentemente, si staccano dal resto. Poi, questa idea, a mio avviso, è strano che siano caduti nel tranello di voler sfumare il rosso. Perché gli esperimenti ne abbiamo fatti mille, con la televisione, la distorsione dei colori, eccetera, eccetera. Più fai rosso scuro, più ti diventa marrone, più non ha proprio... Allora, lo vedi lì, dici, ah, bello, in televisione, quindi uno sforzo bello, bravi a pensarlo. Però attenzione, un conto è pensare, un conto è vedere qual è l'effetto, si sarebbe potuto... Prendiamo il caso Alpine. L'Alpine ha fatto la macchina, poi boom, a un certo punto l'ha tagliata, ma l'ha tagliata netta, cioè in modo che tu hai degli elementi che si uniscono, ma ciascuno ha un suo perché. Poi, allora, c'è sempre stato negli ultimi, già da tanti anni, il tricolore, che comunque è riapparso, ma questo inserimento, ne abbiamo già fatto un accenno, ne abbiamo fatto tra noi al telefono, l'altro giorno quando l'hanno presentata, questo verde improbabile, un po' psichedelico sul cupolone dietro è totalmente dissonante dal punto di vista percettivo, per cui oltretutto la Ferrari per fortuna ha tanti sponsor, per cui tanti sponsor, colori che cambiano, i numeri, il verde. Mamma mia, ecco, l'alo nero, vabbè, può darsi, insomma, ma cui prodest? Cioè, io mi sono informato, Antonio, per cercare di capire la logica del simbolo della Philip Morris verde, perché anche a me, devo dirlo, di primo acchito non mi è piaciuto particolarmente e te l'avevo anche detto. La loro indicazione è che è un... green che punta al discorso di fondo virtuale degli studi televisivi e dei film, quindi una storia che si può ancora andare a scrivere partendo da una provocazione, il chroma key praticamente. Però, mi stavo dimenticando il termine, ma è esattamente il concetto del chroma key. Però dal chroma key, allora nel momento in cui viene... Il chroma key è la parete che hai dietro, anzi se vai a fare un'intervista televisiva col chroma key ti dicono non metta una cravatta verde. Ma è esatto, perché scompare. Ma è il rovesciamento del concetto che come idea pensata può anche essere geniale come concetto. Poi come dici tu... dipende come si inserisce nell'ambito del concetto macchina. Sì, devo dire, io vedo nella Ferrari, ma quello che mi interessa è come va, non com'è, ma vedo nella Ferrari una perdita di opportunità, perché il valore del rosso della Ferrari, dello scudetto, del tricolore, quel verde avrebbero potuto usarlo come chroma key se vuoi, ma usalo mettendogli un bel tricolore lì, wow, che usa un verde, vabbè, è un verde del domani, quello che vuoi, ma insomma, non lo so, ecco, devo dire che la somma di buone volontà è come quello che sceglie la miglior cravatta, la miglior giacca, i migliori pantaloni, che però non vanno d'accordo insieme, e lo vedi e dici, ma come sei vestito? Allora, ecco, però, visto che la macchina comunque sta dando dei segni, almeno, devo dire, science, non ha girato male, c'è tutto il discorso di quanta benzina, di quanto speriamo che questo, io devo dirti Franco, te l'ho detto anche l'altro giorno, ma anche tu sei d'accordo e confermamelo, anzi spiega perché,
le tante cose che hanno introdotto sono state sorprendenti, hanno superato ampiamente le aspettative. Noi pensavamo di vedere la macchina l'anno scorso, abbiamo trovato una macchina nuova e questo mi sembra una cosa molto buona. Sebbene, viste le macchine oggi, che non sono quelle delle presentazioni nascoste, si è poi visto un salto di qualità nelle offerte delle soluzioni tecniche di Mercedes e di Aston Martin in particolare, che hanno un po' ricostruito delle distanze, chiamiamole teoriche, cioè a visione di soluzione, non a funzionamento della macchina. E la cosa che mi ha abbastanza fatto riflettere è che noi abbiamo descritto da un punto di vista tecnico la Aston Martin AMR 21 come una macchina che ha molte soluzioni aerodinamiche proprie, ma ovviamente lo sappiamo, è una derivazione copia della Mercedes, e la prova lampante di quanto sia copia lo abbiamo visto ieri mattina, perché schierata la Mercedes è apparso il fondo che aveva Allison tenuto volutamente nascosto durante la presentazione, e presenta quelle che io ho soprannominato delle conchiglie nel fondo, che non esistevano, non si erano mai viste. E guarda caso, qualche minuto dopo, quando è scesa in pista la Aston Martin, aveva lo stesso identico concetto, che doveva quindi restare segreto, e quindi vuol dire che, andando nella stessa galleria del vento, respirano un'aria che è la stessa contaminata, e avevano praticamente la stessa idea applicata in un modo diverso. Franco, hanno anche la stessa safety car, cioè abbi pazienza, più uniti di così è proprio un matrimonio. Cioè, quell'ipotesi che io ho fatto quando ho comprato, poi non guardo più la quotazione, ho comprato qualche poca azione di Aston Martin, confidando su questo matrimonio futuro di Mercedes con Aston Martin. Quindi queste notizie che tu mi dai mi rassicurano, nel senso che spero che Aston Martin prenda valore e che così i miei poveri soldi, pochi, possano aumentare. Ma è vero, sono molto, molto vicini, sono molto, ma anche appunto anche questa condivisione delle safety car, della medical car, eccetera, eccetera, sono cose che parlano un po' da sole, e devo dire che in questo senso Aston Martin sta facendo un bel lavoro di comunicazione nel suo insieme, uno sforzo molto importante. Quindi io ho avuto la sensazione, Antonio, che a Vettel, che sì, ha avuto ieri un problema di natura elettrica, quindi ha girato un po' meno, abbiano detto di stare col piede tranquillo, di non farsi vedere, proprio perché secondo me nel team di Silverstone non avevano nessuna intenzione di scatenare subito le polemiche di quella che doveva essere il concetto della coppia, e quindi un qualcosa che ha già scatenato polemiche l'anno scorso. Mentre invece Stroll, che ha girato pomeriggio, mi sa che il piedino magari non volendo gli è scappato, e quindi sto quarto tempo che è venuto fuori a fine giornata, non so quanto fosse voluto e cercato. Vedremo poi oggi e domani che cosa succede. Sarà interessante andarlo. Quarto contro, cioè io non, adesso uno superstizioso, ma Vettel è perseguitato dal tredicesimo posto, anche ieri ha finito tredicesimo. Basta, vieni, ecco, a me quello che preoccupa di Vettel è che è così, non voglio dire rinunciatario, ma ancora detto, la macchina ha tutti i comandi diversi, la qua qui è nuova, va. Cioè, ma dai, fai il tuo mestiere di pilota, non, perché tutte queste escusatio, non lo so, non... Perché a prescindere da tutto, nell'era del cavallino è sempre stato coccolato all'infinito. Cioè ogni sua richiesta era come fosse una cosa fondamentale da supportare. Se ti ricordi, andava in giro con un taccuino dove si sognava tutte quelle che erano le modifiche fatte alla macchina, come fosse un secondo ingegnere
all'interno della squadra. E non so quanto in realtà questo atteggiamento gli abbia giovato nel tempo e non gli sia poi rimbalzato addosso con scelte che poi qualcuno può anche aver valutato sbagliate come orientamento, visto che il signor Leclerc a parità di macchina era riuscito a ottenere risultati sicuramente migliori a parità di Ciofeca di macchina. Quindi questo è da vedere in effetti. E entra in una squadra dove non credo ci sia la coccola che ha sempre avuto a Maranello, perché bene o male nella squadra del compagno di squadra come proprietà, quindi l'approccio è sicuramente un po' diverso. Io mi auguro che a Maranello abbiano finalmente capito che i piloti devono timbrare il cartellino, sono dei dipendenti, come diceva Ferrari, e devono fare il loro mestiere. Come sono stati calcolati in questi ultimi anni supera il senso della logica, nel senso che se tu vieni, questo che dice, c'era una fiaba, non mi ricordo quale, che c'era uno che gli diceva tutti, ma com'è bello, ma che bello, ma che bello, e quello lì a un certo punto era talmente convinto di essere così bello che aveva finito col sbagliare tutto, e a Maranello tendono, hanno, ma questa cosa è cominciata con Schumacher. Ed è proseguita, ma in un modo morboso, cioè no, tu non puoi considerare, arriva il pilota, è un dio, un attimo, è uno che fa, tu cosa fai? Fai l'ingegnere, sei il migliore degli ingegneri, sei un dio come lui, non è che uno è più dio dell'altro, quindi se tutti sono dei è inutile deificare uno solo, ecco, e questo è un errore che io mi auguro che non stia continuando, mi auguro, perché anche perché hai ragione, perché nelle ere sia di Alonso che di Vettel dopo ci sono state le occasioni con macchine competitive per riuscire a vincere il mondiale e alla fine si è rimasti comunque con le mani vuote, cioè sì. Alla fine il mondiale nel dopo Schumacher lo ha vinto Raikkonen, che è il meno deo della situazione, no? Sì, anche perché non riuscivi a deificarlo, nel senso che lui non ti filava neanche, per cui no, e lui era fuori dal gioco. Però a proposito dei consigli dei piloti, gli voglio bene, siamo amici, quindi mi permetto di poterlo dire, poi dopo se mi vuole smentire lo farà, ma io ricordo quando eravamo nella tragedia, quando avevamo Alesi e Berger, e una volta ero andato a Fiorano, e avevano provato tutta una serie di innovazioni sulla macchina e Alesi le provava e poi chiedeva, dice, no fatemi così, mettete lì, beh. Morale, alla fine mi aveva detto l'ingegnere che c'era quel giorno, ha detto siamo partiti che girava, fai conto, in 59, abbiamo finito che girava in 1 e 1, cioè tutte le cose che facevano andava sempre meno bene la macchina, quindi Ofelè fa il sommestè, dicono a Milano, quindi il pilota, bene che dia le sue, cioè, oggi poi hanno una quantità tale di dati, mi ha fatto ridere, ma credo che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, di Hamilton quando dice, prendono i dati che faccio io in pista e poi dopo li mettono, li confrontano con quelli della galleria del vento e verificano che la galleria del vento è giusta, cioè praticamente capovolgendo l'approccio. Bene. No, adesso io volevo poi rimanere a Ferrari per un'altra piccola cosa. Adesso intanto, secondo te, come si può dare un giudizio adesso, però io credo che questa macchina sia una macchina più vivace di quella dell'anno scorso. La chiamerai consistente. Che è una bella parola. Sì. È una bella parola. La chiamerei consistente perché i difetti gravi che aveva l'anno scorso sono stati probabilmente depurati e quindi c'è un riazzeramento dei valori, tolti gli errori. Adesso bisognerà poi cominciare a cercare le prestazioni per arrivare agli altri. Però questo credo sia il valore della Ferrari di oggi, a prescindere da quello che è l'andamento dei test. Cioè il grosso lavoro che è stato fatto è un riazzeramento su valori che tornano a essere positivi. E poi c'è il motore, adesso è chiaro che in mezzo a quel polverone
che di ieri non è che si potesse capire come, però bisogna sperare molto. Comunque io ho visto un Sainz bello determinato. Allora, per avere una controprova di motore possiamo dire che dietro un Sainz che tu definisci bello determinato compare a pochi millesimi di secondo Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo a parità di motore. Segno che evidentemente qualcosa di miglioramento in power unit ovviamente c'è stato. E questa è un'ottima cosa, perché se dovevamo la cartina di tornasole, infatti Giovinazzi ha fatto una bellissima prestazione ieri. È importante per lui, anche perché deve finalmente essere considerato al 100% un pilota di Formula 1. Adesso lo è al 97-98, cioè rimane sempre un po' un dubbio, perché si è trovato in condizioni difficili e ha avuto anche sfortuna in certe occasioni. Però è un pilota molto veloce, molto bravo, e se avrà il supporto di un miglior motore, la macchina è difficile dire come sia, però devo dire ha cominciato col piede giusto. Chi mi ha colpito positivamente è stato intanto Mazepin, che ha girato bene, forte, senza fare errori. Tra l'altro ha girato nel momento in cui c'era più vento e più sabbia, perché poi la pista verso fine giornata sembrava migliore, quindi questo è sicuro. Tsunoda, che anche lui fa ridere, è stato molto abile nella sua intervista Gasly, che ha detto è bravissimo, è molto bravo, va bene per la squadra, perché naturalmente dicendo così, se lui va più forte lui è bravissimo, altrimenti però è stato bravo nel giocare. Però Tsunoda da debuttante, intanto dei tre debuttanti è quello che è andato meglio, è ovvio che ha la macchina più competitiva, quindi era abbastanza scontato che succedesse, ma bisogna dire che si è messo subito dietro a Pierre Gasly, cioè Pierre ottavo, Tsunoda nono, quindi vuol dire che a parità di macchina non è lontanissimo, si presenta bene il ragazzo, anche perché ha cominciato in condizioni difficili, con questo cinematografo sabbioso che non era facile da gestire. Anche la visibilità, io credo, perché... No, sai cosa mi ha colpito, Antonio? Questa te la devo dire, di quello che ha un po' l'occhio del tecnico, sembrava che fosse bagnato. Tant'è che le macchine creavano delle scie di sabbia, ma era così visibile, molto più dell'acqua, che andrò a cercare le immagini, ma offriva una chiara visione a una certa velocità di quello che era il comportamento aerodinamico delle macchine, cioè era come avere una sorta di galleria del vento viva, molto curiosa. Ci vorrebbero delle fotografie colte in certi punti che dessero il senso della velocità e non in certi punti dove non sono significativi, perché si potrebbero fare delle valutazioni. I famosi fili di lana, no? Come si faceva una volta. Una volta c'erano i fili di lana, oggi ci sono i vortici, quindi un qualcosa di molto più complicato, e l'idea è quella di riuscire a sommare più vortici per generare un flusso molto forte. Temo che i signori fotografi siano rimasti lontani da certe zone per non prendersi troppa sabbia negli obiettivi e rovinare le macchine fotografiche. Però è un aspetto che mi ha incuriosito e andrò a vedere con un po' di attenzione. Questa è un'osservazione molto intelligente, complimenti, perché bravo. Senti, chi naturalmente ha marcato un punto, non solo lui, ma tutta la squadra, è stato Verstappen, che con una padronanza della situazione sia sul giro veloce che sul pseudo long run che hanno fatto, eccetera, ma tutti i giri uguali. Cioè, se da una parte la Mercedes soffre, dall'altra c'è una Red Bull che sembra molto ben. È per quello che sono curioso di vedere stasera quali saranno
i risultati di Perez, non tanto per fare i confronti tra i due piloti, ma per capire se la Red Bull è davvero così avanti. Beh, se consideri che a livello solito, durante i test invernali, la Red Bull inizia sempre balbettando, con difficoltà, problemi, cose da risolvere, oggi abbiamo, ieri, avevamo un Max Verstappen primo come miglior tempo, ma anche Max Verstappen che con la Red Bull ha fatto 139 giri, cioè quello che ha fatto più distanza di tutti quanti. Quindi quello è il segnale di una macchina che, messa giù, sta funzionando subito, in antitesi con quello che era il passato. L'anomalia è che noi siamo stati abituati negli ultimi anni di vedere una Mercedes che veniva messa in pista e andava come un orologio, e qui sembra che l'orologio si sia rotto. Sarà sicuramente l'effetto di un giorno, però l'idea di Allison di nascondere il fondo e quindi decidere di non fare il filming day a Silverstone come sempre si è ritorto contro, perché non hanno girato, avrebbero rotto il cambio sicuramente durante il filming day e sarebbero probabilmente arrivati in Bahrain con il problema già risolto. Invece ho sentito un Toto Wolff un po' agitato su questo tema, nel senso che non hanno individuato il vero motivo della rottura e si sono dati 3 giorni di tempo per riuscire a trovare una soluzione. Segno che forse credendo troppo nelle proprie capacità, per la prima volta hanno fatto un passo più lungo della gamba. Se non altro hanno parlato più di quanto probabilmente avrebbero dovuto, lasciando intendere che comunque la macchina era nuova, che erano andati avanti su tutto, eccetera. E il fatto che abbiano trovato delle difficoltà, li rende umani, devo dire, meno male. Ecco, partire sapendo già come la gara andrà a finire, non ti dico lo stress che ho adesso per Luna Rossa, una volta vince uno, una volta vince l'altro, mamma che paura! Non parliamone, però, mi piacerebbe, cioè continuo a pensare, lo dico da tempo, che l'associazione Ferrari Luna Rossa sia un'associazione naturale, e quindi più Luna Rossa va bene, più mi sembra un auspicio che vada bene la Ferrari. Quindi, sì, in realtà però, Antonio, di legame c'è solo il rosso come nome, ma niente di più. In realtà c'è una parte dell'italianità data dalla Pirelli. L'italianità, ma anche dal punto di vista progettuale, hanno fatto un lavoro, ci sono tanti italiani in questo progetto, da quello che ho letto. No, ma il progetto è italiano. Poi considera che se vogliamo trovare un legame, come c'era con Ineos, quindi la barca inglese legata alla Mercedes, che ha perso e se n'è andata a casa, chissà che non sia questo un segnale per quello che riguarda il futuro. In realtà su Luna Rossa c'è il contributo non solo di sponsorizzazione della Pirelli, ma c'è anche un contributo tecnologico nello sviluppo dei polimeri per le vele. Esatto. Ed è bella questa presenza. Ecco, della Pirelli non parliamo mai. Però ecco, anche la Pirelli è un punto d'orgoglio per l'Italia, perché è entrata in Formula 1 avendo già un'ottima reputazione nell'ambito delle automobili stradali di alto di gamma. Io ricordo molto bene che in Ferrari si omologavano Bridgestone, Goodyear comunque, e Pirelli. Poi man mano Pirelli continuava a guadagnare spazio, perché diventava comunque un completamento italiano anche a livello internazionale di un'automobile. Poi è arrivata in Formula 1, ha inventato i colori delle ruote, ha preso un ruolo così importante e rischioso, perché nel momento in cui, come è successo in certe occasioni, ricordo a Silverstone quell'anno in cui esplodevano le gomme, quindi essere nella situazione che puoi essere, diventare la vittima di un problema e proprio il colpevole, invece ha saputo nella Formula 1 darsi un'immagine che è, a mio avviso, oggi potentissima, anche molto contemporanea con i colori.
e poi trovarlo su Luna Rossa, trovarli in altre situazioni, li ho visti a Cortina per lo sci, cioè bello vedere un brand italiano così presente al massimo della espressione sportiva mondiale, quindi complimenti a Pirelli, è un bel... Aggiungo un'ultima considerazione perché abbiamo già sforato Antonio, no. Abbiamo toccato tre argomenti e siamo a 45 minuti, cioè siamo alla versione Matusalemme del Candido. Sai cosa ti volevo segnalare? Che ieri c'è stata una cosa molto interessante, hanno dato due treni di gomme non marchiati e la cosa interessante è che sono delle C3, ma è proprio sul discorso della qualità, producono le gomme di Formula 1 in Romania, ma si sono salvaguardati nell'era del Covid di avere anche lo stabilimento di İzmit in Turchia capace di produrre le stesse gomme. Ecco, riuscire a produrre gomme da competizione in due realtà produttive completamente diverse come la Turchia e la Romania e fare in pista un test, quindi alla verifica delle squadre, che i treni di gomme siano mescolabili ma che come comportamento e come prestazioni siano identici, è un segno di altissima tecnologia. Non solo, ma credo che se ci ricordiamo le Pirelli di un tempo, non ce n'era uno uguale all'altra, quindi di strada se ne è fatta veramente tantissimo. Dobbiamo tornare indietro tanti anni, ma se non sbaglio, chiudiamo, Stroll ha fatto il tempo con le gomme, con quelle lì, perché non erano dipinte. Esatto. Quindi, allora 45 non è possibile, oh, mamma mia, va bene. Allora, amici di motorsport.com, siamo arrivati in fondo, commentate come sempre qui sotto, così ci fate sapere quali sono le vostre opinioni sulle nostre chiacchiere, e il soggetto sono le chiacchiere, caro Antonio, così abbiuro all'inizio della nostra chiacchierata. Ci diamo appuntamento ovviamente a sabato prossimo, quindi a un buon risentirci. Ciao Antonio. Ciao a tutti.